siamo con la fresca vincitrice di X Factor alla premiere di Star Wars. Sei una fan della saga o sei, diciamo, una spettatrice? Non l'hai mai visto, quindi questa è la prima occasione. Esatto. Quindi alla luce anche di quello di cui ne hai sentito parlare, immagino, che cosa ti aspetti da questo film? Prima di tutto sono molto felice perché sono qui a vederlo insieme a tutti i miei ex compagni di viaggio, e sono sicura che sarà una serata molto divertente, e appunto non vedo l'ora di vederlo. Non avendolo mai visto, sono proprio molto curiosa perché l'ho sempre visto, nel senso, lo conosco, però non l'ho mai visto, quindi andrò a colmare queste mie curiosità. La fama precede, insomma, insomma. Tra l'altro, musicalmente ha sempre avuto delle colonne sonore molto importanti, magari immagino che qualcosa avrei avuto modo di sentire. Comunque ha questa, diciamo, ispirazione epica, no? Un'epica moderna, futuristica. Potrebbe essere, secondo te, anche un motivo di ispirazione nella scrittura musicale? Certo, secondo me è un qualsiasi cosa, è un fonte di ispirazione, anche un film, una storia, un qualcosa che tu vedi, un'immagine proiettata nel film, qualsiasi cosa possa essere ispirazione, quindi chissà. Manca poco a Natale, lo passerai a casa tranquilla, riposandoti un po'? Sì, sì, adesso, infatti è stato molto bello il fatto che siamo tornati tutti a Natale, adesso appunto mi aspettano un sacco di feste con la mia famiglia e i miei amici, il cenone di Natale di nonna. La musica ci sarà, ma non come lavoro, come passione? No, la musica sarà assolutamente il mio lavoro. Dico a Natale, diciamo, ti rilassi un po', quindi... No, a Natale mi rilasserò, però non troppo. Non troppo? Ah, quindi sei stacanovista. Esatto. Allora, buona visione intanto.